Buongiorno. La vigilia di Avellino Messina Mister è una partita particolare, forse anche per lei, visto il suo passato da calciatore, un doppio ex, però l'Avellino ci arriva con quattro vittorie consecutive. Innanzitutto, come ha lavorato la squadra in questa settimana e anche le insidie di affrontare una squadra che ha bloccato Trapani. Buongiorno. No, insidie tante perché sappiamo di affrontare una buona squadra, sappiamo di affrontare una squadra che comunque viene da 5 pareggi, una squadra che ha bloccato sia il Trapani che il Benevento. Sappiamo che giocano bene. Noi abbiamo lavorato questa settimana sui nostri principi e continuiamo ad andare avanti per questa strada. Buongiorno, mister. Buongiorno. C'è un gruppetto di uomini le cui condizioni magari ci possono interessare. Parlo di Toscano, di Avellino, di Rocca, ma anche di Ivano, direi che nel caso in cui ci spiega un po' come la situazione, ci facciamo un'idea anche noi. Grazie. Allora, sì, quasi rientrate tutti, manca solo Rocca, ma credo che se non è per questa partita, ma per la prossima di mercoledì sarà disponibile. Rientra Marco, rientra Toscano, diciamo che siamo quasi al completo con tutti. Vano ha avuto un piccolo affaticamento, ma non è niente di particolare, niente di grave. Redan si sta riprendendo da questo virus. Mister, buongiorno. Volevo Buongiorno. chiedere se nell'ottica del turnover, visto che c'è la partita di Trapani, poi c'è quella di Taranto, sta pensando eventualmente a qualche variazione, far ripiegare qualcuno, dare spazio a qualcun altro. Questa è la prima domanda. La seconda, brevissima, Anagrano a Marco Pessaro un mattino ha detto sarà una partita nel ricordo di Mimmo Cecere, Sì. quindi visto l'amicizia che legava lei, Riccio, anche tutti noi a Mimmo Cecere, se forse sarebbe bello dedicargli un pensiero. E l'ultima cosa sul fatto che si è riaccesa l'entusiasmo dei tifosi, quindi domani non c'è bisogno, però non so se vuole fare un appello anche al pubblico a continuare a stare vicino alla squadra in questo momento, anche nella bella notizia di Raffaele che usciva dall'ospedale. Sì, ti parto subito dalla domanda di Mimmo, ricordo di Mimmo. Mimmo viene ricordato ogni giorno dai tifosi, dalla gente, in primis da me con tutto lo staff, perché Mimmo, a parte questa partita, ma è una persona speciale che tutti i giorni lo teniamo sempre con noi, anzi proprio ieri. L'abbiamo ricordato su qualche aneddoto di spogliatoio. È un ragazzo che ha dato tanto nel mondo del calcio, ma più che altro anche fuori dal campo, per tutti i nostri compagni che ci sono stati vicini. Per i tifosi lo sanno, i tifosi sanno, non hanno bisogno di appello, sanno l'importanza di questa partita, di questo campionato, sanno l'importanza di quello che possono dare, perché l'ho sempre detto, i tifosi sembra scontato, ma i tifosi in questa piazza sono l'uomo in più. L'hanno dimostrato, lo stanno dimostrando ancora di più e lo faranno anche domani. Sentendo l'affetto che le arriva, tutti i pazzi per Biancolino, cioè c'è un affetto proprio forte nel gruppo. Ma questo fa piacere, ma questo, come ho detto l'altra volta, sempre grazie alla squadra che si è messa a disposizione, sempre grazie al gruppo che in poco tempo hanno recepito il mio messaggio e la mia idea di calcio. Grazie a loro che hanno questa qualità e giorno dopo giorno mi dimostrano sempre di più le proprie qualità, le qualità che già mi aspettavo, le qualità del singolo, del gruppo, le qualità dello spogliatoio. Mi aspettavo questo, però hanno recepito subito il mio messaggio e questo mi fa molto piacere. La stessa cosa fa piacere di Raffaele, il nostro tifoso, che ho saputo che è uscito dall'ospedale. E non vi nascondo che ho fatto una videochiamata l'altro giorno e mi ha fatto molto piacere perché comunque ci siamo messi un po' a parlare, l'ho visto bene e non vedo l'ora di andarlo a trovare a casa, oppure non vedo l'ora di vederlo a campo a vedere a tifare la propria squadra.
buongiorno. Buongiorno. Della maturità anche c'è stato un ulteriore step di crescita, perché è una squadra che ha dimostrato anche nel momento di difficoltà di trovare le energie, le forze ed anche l'intelligenza, la lettura giusta per poter chiudere la sfida, e una partita in cui i cambi sono stati determinanti. Sì. Ecco, io a tal proposito le chiedo se quella partita è stata secondo lei anche un ulteriore step in avanti in termini di crescita, e se sta lavorando ancora per correggere ulteriori dettagli, e a che punto è il processo di crescita della sua squadra. La partita è stata giusta, quella di domenica, a Biella contro la Juve. Secondo me quella è stata la partita che ci ha fatto capire ancora una volta che noi sappiamo soffrire e sappiamo far male l'avversario. E abbiamo messo tutte e due cose insieme per vincere la partita, perché non era, come l'ho detto sabato scorso, non era facile affrontare una squadra che veniva da tante sconfitte, una squadra che in classifica non era messa bene, però sapevamo, come ho detto, che era una squadra insidiosa, una partita difficile, e l'abbiamo visto, anche se soffrendo poco, soffrendo il giusto. Però secondo me è stata una partita che l'abbiamo voluto noi così. Abbiamo voluto noi attendere un po' di più l'avversario e cercare un po' di meno quello che erano le nostre giocate. Ma non perché gli altri ci hanno messo nelle condizioni di non cercare, perché siamo stati noi a portare su quel binario là. E noi dobbiamo insistere su tutte e due le fasi, sia il fatto di soffrire e sia il fatto di accelerare quando bisogna accelerare. Buongiorno. Centrocampo, rotazioni ridotte per diverso tempo, cosa attendersi? E ti chiedo anche rispetto al Messina, un atteggiamento, quello dei giocatori della squadra di Modica, ben vista, e quindi cosa proporre? Ma io mi attendo una partita tosta, poi cambi, non cambi, titolari, non titolari. Per me sono, come ho detto l'altra volta, 26 titolari. Non c'è chi gioca prima titolare, chi sta in panchina, no. Per me sono tutti titolari, poi ci sta chi può partire dall'inizio e chi può subentrare. Mi aspetto una partita tosta, una partita di carattere, comunque giochiamo davanti al nostro pubblico, veniamo da buon risultato e buone prestazioni, bisogna dare continuità a tutto quello che stiamo facendo, perché fermarsi adesso non mi sembra neanche giusto. Allora bisogna andare avanti con cattiveria e continuità su quello che stiamo facendo. Mister, buongiorno. Buongiorno. Ci attendono tre partite ravvicinate, no? Una. Intanto quella di domani. Però bisogna guardare anche. Sì, sicuramente. Quindi qualcuno da preservare ci potrebbe essere, ce l'aspettiamo già adesso, aspettiamo partita per partita, quindi c'è il Trapani mercoledì, che insomma è una bella prova non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista della presenza nel campionato dell'Avellino, perché la sfida con il Trapani è forse il primo vero scontro importante, no? È giusto, però secondo me il primo scontro è questo qua di domani. Poi non c'è il fatto di preservare perché c'è la partita di mercoledì. No, se qualcuno gioca domani e non ha giocato le altre partite, è perché dovevamo pensare al Messina. Dovevamo pensare a questa partita, perché non è neanche giusto per chi non gioca, sembra tanto per viene usato così. Invece no, noi dobbiamo pensare al Messina. Se ci sarà qualche cambio è perché dobbiamo pensare al Messina ma non al Trapani, e andiamo avanti sulle nostre idee. Mister, buongiorno. Buongiorno. La sua esperienza a Messina come la ricorda? C'è stato bene. Anche, insomma, ricorda all'Avellino come l'ho visto l'altro giorno. Insomma, che esperienza è stata? E poi anche Modica, un collega esperto che ha un titolo di calcio, diciamo, propositivo, che partita c'è da aspettare? Allora, la mia annata a Messina, bene,
La ricordo benissimo, ricordo il gol contro l'Avellino, anche se non l'avevo preso molto bene il fatto del trasferimento al Messina, è stato tutto fatto, non lo so se è stato fatto apposta o no, il mio trasferimento al Messina, tante cose che vi sto dicendo adesso. Però non voglio tornare indietro nel passato, è giusto pensare adesso, giusto pensare a Modica e alla sua squadra, anche se è stato un mio ex allenatore con Zeman, era un collaboratore. So che è una squadra, abbiamo visto che gioca bene, ha dei principi, una squadra che corre, una squadra cattiva, una squadra che viene, come ho detto prima, da tanti pareggi. Significa che è una squadra che comunque ti studia e è messa bene in campo. Noi dobbiamo fare la partita nostra, noi dobbiamo pensare sì al Messina perché sia giusto che pensiamo al Messina, ma noi in questo momento dobbiamo pensare all'Avellino, dobbiamo pensare a noi e ai nostri principi e andare avanti, come ha detto il primo giorno, come treni. Bisogna andare forte avanti e non pensare a quello che succede dopo. Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, ci ha fatto intendere, non so se ho capito bene, che qualche cambiamento ci potrebbe essere. Forse. Allora, forse. E allora, forse vado su due singoli che in questo momento sono stati molto impattanti sulle partite e sulle vittorie dell'Avellino. Il primo è Sunas, che è alla quarta ammonizione. Non so se ti racconto anche di questo. L'altro è D'Ausilio, che è uscito un po' malconcio dalla sfida di Biella dopo aver rimediato, insomma, due colpi, a quanto abbiamo capito. Vorrei sapere se sono indiziati per stare un po' a riposo e magari poi esplodere nella successiva importante partita in Valsusa. Può darsi, ma non ve lo dico, non ve lo dico. Come ho detto prima, non mi sembra neanche corretto dire che Sunas è diffidato, lo metto da parte per pensare al Trapani, perché poi chi prende il suo posto non mi sembra giusto. Invece no, noi dobbiamo pensare partita su partita, bisogna pensare al Messina, poi se Sunas giocherà o non giocherà, prenderà l'ammonizione o non prenderà l'ammonizione, come ho detto il primo giorno, sono 26 titolari, chi prenderà il posto di Sunas è all'altezza come Sunas. Ci regala un ballottaggio in una zona del campo se c'è, magari In panchina, Biancolino, Riccio, no, Visconti o Rossi. Riccio fuori davanti, per esempio. Ma guarda, ma non è un vediamo quello che ho. Noi giochiamo anche, tra virgolette, giochiamo sui nostri principi, la prima cosa. Poi vediamo in allenamento chi ti dà più sicurezza in quel momento. Però può succedere di tutto, può succedere che non possono giocare nessuno dei due, o possono giocare tutti e due, uno. Vediamo oggi in allenamento quello che succede. Ma perché vi piace questo ballottaggio? Dobbiamo. Ma non si sa, vediamo. Tutto può succedere, tutto può succedere. L'importante è che si fa la prestazione giusta e teniamo in casa i risultati. Grazie, mister. Grazie. Un'ultima domanda. Sì, vai. Nel mercato prestagionale, un calciatore di grande qualità che però forse ancora non ha trovato, o magari ce lo racconta lei, la sua dimensione, come se dovesse in qualche modo essere, non so se è la parola giusta, coccolato, comunque supportato, sostenuto in un modo diverso. Ma Ecco, posso chiederle se lei dedica proprio in virtù, in considerazione di questo, un po' più di tempo a Redan, come si interfaccia con lui, ecco, come cerca di comunicare anche con tutti i limiti anche legati, ecco, alla sì. comunicazione per le lingue. Allora, per quanto riguarda Redan, già è la squadra che lo coccola, ma sì, io lo coccolo come coccolo un po' tutti, coccolo poi fino a un certo punto, poi, perché poi sono adulti, sono professionisti, già è la squadra che tra di loro si coccolano, tra virgolette. Però io
Io quello che posso dire è brutto dire, ma in questo momento si dice aiuto che Dio t'aiuti, che se no facciamo fatica, se no facciamo fatica, che sia Redan, che sia Biancolino o qualunque. Redan è un investimento della società, sicuramente noi lo dobbiamo mettere nelle condizioni di dare il massimo, ma il primo che si deve mettere in condizione a dare il massimo è lui, come lui e a tutto il resto, perché poi, sai, io faccio finta di non vedere e non sentire niente, però sento e vedo tante cose, ma se non stai nelle condizioni, se non ti metti con la testa giusta, ti puoi chiamare anche Biancolino, ma sinceramente non... Il gruppo viene prima di tutto. Io non parlo più da io, ma da noi. E la cosa giusta per andare avanti è questa. Non si parla più del singolo, ma si deve parlare del gruppo, perché qua ci stanno giocatori che fanno sacrifici, giocatori che si allenano e non giocano, giocatori che, tra virgolette, stanno fuori lista, che in questo momento fanno gol a tutti. Non ci dobbiamo fermare su Redan. Adesso abbiamo parlato di Redan, perché... avete fatto la domanda su Redan, ma io vado avanti sulla mia strada, sicuramente lo metterò nelle condizioni di dare il massimo, perché lui è un giocatore importante, un investimento importante per la società, la squadra lo metterà nelle condizioni di dare il massimo, ma il primo che si deve mettere in condizione a dare la mano a tutti è lui. Se poi non si accetta queste cose qua, mi dispiace, ma noi dobbiamo andare avanti, non ci possiamo fermare. Perché ogni volta che ci fermiamo perdiamo tempo, e noi in questo momento non ci possiamo proprio permettere di perdere tempo. Noi dobbiamo guardare avanti, decisi, cattivi, e andare avanti. Io in primis ragiono così, e credo anche il gruppo, la squadra e la società in questo momento pensa così. Grazie mille. Va bene? Grazie a voi.